Allora, intanto si tratta di un'esperienza di volontariato e come tale solitamente lascia sempre delle tracce profonde in chi, diciamo, si avventura in questo genere di esperienze. La gratuità proprio di quello che si va a fare sicuramente è uno degli aspetti più importanti. In particolare Cleto d'Argento è un progetto che si rinnova, perché l'anno scorso noi abbiamo fatto un'esperienza pure di questo tipo con gli anziani e andiamo a colmare quello che è un bisogno sul territorio. Ci siamo resi conto che la nostra è una realtà molto vasta, molto estesa e allo stesso tempo molto dispersiva. Le famiglie che usufruiscono di questo servizio sono 40 e noi abbiamo, attraverso, diciamo, questo servizio, facciamo in modo che gli anziani del territorio possano vivere in maniera diversa quella che è la loro terza età. Questi giovani che quotidianamente si rapportano con loro nella quotidianità, li seguono in quello. Ovviamente i ragazzi non fanno assistenza sanitaria, ma è un'assistenza di tipo diverso, un aiuto, un dialogo quotidiano. Una parte fondamentale del progetto, infatti, che ha coinvolto noi come tutor, è la formazione dei ragazzi, perché loro prima di andare a domicilio hanno seguito un percorso formativo insieme, che ho condotto io con la collega, e dove abbiamo aiutato i ragazzi ad acquisire quelle che sono le giuste conoscenze prima di poter recarsi a domicilio dai nostri anziani. Per cui abbiamo parlato di ascolto, abbiamo parlato di relazione di aiuto, abbiamo parlato di compagnia, piuttosto che di attività ludiche da fare. Insomma, tante di quelle informazioni che hanno consentito al gruppo di poter poi con serenità svolgere il proprio ruolo di volontario a domicilio. Diciamo, noi abbiamo affiancato in realtà il volontario. Il mercoledì loro fanno attività di coordinamento e con questo noi cosa garantiamo? Garantiamo al comune di Cleto che gli obiettivi progettuali vengano raggiunti. Quindi da una parte noi garantiamo questo, dall'altro siamo di supporto ai ragazzi nell'esecuzione dell'intero progetto, ok? Dall'inizio alla fine, soprattutto per quello che riguarda appunto l'aspetto della formazione. Gli diamo quelle che sono le giuste informazioni e nozioni affinché loro possano con serenità andare dai nostri anziani e dare il giusto aiuto, no?